Allora, Marino, altri tre punti, 78, battuto anche il record della Juve Stabia per quanto riguarda la Serie C a 19 squadre, un'altra bella soddisfazione. Sì, senza dubbio, anche perché battere i record fa sempre piacere. E poi, vabbè, è normale che adesso siamo in un momento dove manca poco, però anche se il traguardo magari lo possiamo raggiungere sabato, bisogna pensare a far bene fino alla fine e magari centrare un altro record. Senti, ma che stato di forma attraversi? Sto bene, mi diverto e niente, no, sto bene, dai, ecco. Oggi voglio dire, avanti e dietro avrei fatto non so quante volte, e in occasione del gol hai superato l'avversario in maniera incredibile, poi hai piazzato quel pallone in mezzo che è stata, direi, per dire a Paghera: io ho fatto il mio, adesso fai tu il tuo. No, mi fa piacere per l'assist, ma sono felice perché anche oggi veramente la squadra ha dato una prova di maturità e di forza, perché non è mai facile comunque venire in un campo come questo e fare la partita che abbiamo fatto. Questa è stata la cosa fondamentale. Senti, dicevo questo, no? Si è visto gran bel gioco anche, belle azioni, e pensare vuol dire con un fondo irregolare, e voi nonostante questo fondo irregolare la palla a terra quasi sempre. No, anche perché c'è, nel senso, non vogliamo snaturare il nostro gioco, e quindi anche se il campo è quello che è, abbiamo cercato comunque dall'inizio fino alla fine di giocare come sappiamo, e penso che si sia visto. Anche perché il Bisceglie, insomma, non è stata così arrendevole. No, appunto, anche perché, come dicevo prima, non è mai facile, soprattutto adesso, incontrare squadre dove magari lottano per salvarsi. E noi magari dall'altro della classifica uno può arrivare, non so, può pensare magari di arrivare anche scarico mentalmente, sai, oggi giochi contro l'ultima, Invece non è così, perché ogni partita è storia a sé, e infatti anche oggi loro comunque hanno fatto un'ottima partita. Sì, voglio dire che l'atteggiamento sia quello giusto, quello da Ternana, lo si è visto pronti via, lo dicevo prima con Paghera, subito aggressivi, subito sul portatore di palla avversario. Questo significa che è una squadra che ancora è sul pezzo, è una squadra che sa dove vuole arrivare, sa dove arrivare e non lascia nulla di intentato, nemmeno con l'ultimo della classe. No, anzi, come ho detto prima, vogliamo battere tutti i record, e quindi per battere tutti i record dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino adesso e cercare di vincere tutte le partite da qua alla fine, ma anche nel rispetto comunque degli avversari e di quelle squadre che magari si stanno giocando qualcosa. Senti, ma quante palle gol avete creato oggi? Ne abbiamo create diverse, questo fa piacere, perché comunque ti fa capire che la squadra c'è nonostante tutto, una squadra che ha voglia di divertirsi, ha voglia di far vedere quello che vale, anche magari, come ho detto prima, ha un risultato raggiunto. Cioè, per noi comunque sono ancora sei partite dove vogliamo far bene e vincere. Senti, alla fine un po' di apprensione dopo il gol del Bisceglie? Sincero, non ho neanche visto il gol perché ero di spalle, stavo dando i 5 ai ragazzi in panchina, però ci sta, cioè, nel senso, comunque, come vi ho detto prima, vai ad affrontare squadre che sono difficili, squadre in campi dove non è facile, e quindi ci può stare. Dopo è normale che quello che siamo noi, cioè, alla fine, alla lunga, esce fuori sempre. Avete ricevuto i complimenti del presidente? Sì, quello fa sempre piacere. Poi lui la pensa come noi, cioè, nel senso che se si può battere un altro record bisogna cercare di battere anche quello. Non bisogna mollare proprio adesso, o comunque magari al risultato raggiunto mollare, anche perché ci sono 6 partite, come ho detto prima, bisogna tentare di vincerle tutte. Bene, ti ringrazio e complimenti veramente per la prestazione. Grazie. Digli se fa l'assist anche per uno fra Frascatore. Digli se fa l'assist. Luca Marchetti che chiede se fai l'assist un assist per Frascatore e poi Celli e Iannarilli. Celli russo e Iannarilli.
dice, se te la senti ci proveremo. Grazie, grazie. Avete fatto diventare tutto rosso, Marino, sono qui apposta io.